Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi cercheremo di capire perché il volume di allenamento probabilmente sta minando quelli che sono i vostri, i tuoi risultati. È una tematica che ci tengo ad affrontare, ne ho parlato spesso su questo canale, però gli iscritti sono aumentati dall'ultima volta che abbiamo parlato di questo concetto, quindi credo che riaffrontarlo convenga in un certo senso ripetita Juvent, quindi anche riascoltare questi concetti male non fa. Cerchiamo di vederli da un altro punto di vista, quindi cerchiamo di parlare dei contro di un alto volume di allenamento. Prima di iniziare però ragazzi, come sempre ci tengo a dirlo, questo è un canale di bodybuilding di alto livello, io sono un preparatore di bodybuilding agonistico, professionistico, amatoriale in tantissime federazioni, abbiamo portato alti risultati, quindi logicamente il mio punto di vista è circoscritto a quel tipo di bodybuilding, per cui tutti i video che trovate in questo canale, che spero ovviamente vi piacciono e vengano apprezzati, sono logicamente dedicati a chi vuole intraprendere un percorso di bodybuilding bene o male con un certo spirito, ecco, mettiamola così. Quindi sia i neofiti, intermedi, avanzati, questo non è assolutamente un canale super tecnico dedicato soltanto ad avanzati, addetti ai lavori, è un canale terra terra, però logicamente richiede un certo impegno poi da un punto di vista esecutivo da parte vostra. Questo ci tengo a dirlo innanzitutto per dare in qualche modo una certa presentazione croccante di quello che è questo canale. Quindi detto questo, saltiamo direttamente nel video. Prima di parlare del volume di allenamento, cerchiamo di introdurre un concetto molto importante, che è un concetto che io ho ideato e mi ha aiutato veramente veramente tanto anche per spiegare molti applicativi pratici in quella che è la nostra Academy, quindi il nostro corso, la nostra Accademia di Formazione e in generale ragazzi che seguiamo, ossia quello di Stimulus Point. Che cos'è lo Stimulus Point? È quel segnale che noi attiviamo nel muscolo, che arriva poi a livello neurale, ma al nostro organismo in generale, e che segnala la richiesta di un adattamento da un punto di vista ipertrofico, ossia è lo stimolo ipertrofico che noi riusciamo a dare. Ogni allenamento, vedetela così, dovrebbe suscitare uno stimulus point, ma non sempre è così, perché ci sono infatti molti casi in cui ci alleniamo, andiamo in palestra, magari ci sforziamo tanto, ma non abbiamo un efficace e corretto stimulus point, ossia immaginatela come una lucetta. Le lucette che si attivano quando c'è una situazione d'allarme, immaginate come la lucetta della macchina, ok? Il segnale del motore, che io ho perennemente acceso da un po', infatti devo far controllare la macchina, mi viene in mente questo, il segnale del motore che è acceso. Ora, se il segnale del motore è acceso, logicamente che cosa fate voi? Ok, devo fare qualcosa perché devo portare la macchina dal meccanico, devo controllarla, c'è qualcosa che devo fare, è una situazione di allarme che devo fronteggiare, è una richiesta, se vogliamo, della macchina di un nostro comportamento adattativo. Se il segnale del motore è acceso ma è molto labile, soprattutto di giorno, magari quando c'è il sole, io che guido magari non me ne accorgo, cioè non mi accorgo che mi devo adattare, o comunque non mi preoccupo troppo, quindi non è una richiesta adattamento impellente, quindi non è che corro dal meccanico, ma ci metterò più tempo, me la prenderò con calma, magari neanche lo faccio vedere. Ecco, quello che facciamo in allenamento è esattamente questo. Noi, quando ci alleniamo, dobbiamo accendere questo stimulus point in maniera chiara, netta, in modo che il nostro organismo vada a adattarsi, vada a reagire. E come reagisce? Creando ipertrofia. Ora, noi sappiamo che questo stimulus point va ad accendersi attivando tre principali meccanismi, che sono per l'appunto meccanismi di adattamento, che sono stress metabolico, il danno muscolare e la tensione meccanica. In particolare la tensione meccanica è probabilmente il driver principale, perché a sua volta va a causare e va a corrispondere a un'attivazione di tutti gli altri due distretti. Quindi la tensione che creiamo a livello muscolare è principe. E che cosa c'entra questo con il volume di allenamento? Quando il nostro volume di allenamento è tendenzialmente elevato, è alto, poi cerchiamo di capire come definirlo alto, molto probabilmente il nostro stimulus point è blando. Perché questo? Perché lo stimulus point viene sollecitato soprattutto nel momento in cui raggiungiamo un certo limite fisico all'interno della serie, ossia quando raggiungiamo alti gradi di effort e di cedimento muscolare. È là che il muscolo crea e attiva in maniera massiccia tutti e tre i nostri meccanismi. In particolare, si pensi alla tensione meccanica, i meccanorecettori che sono all'interno del muscolo vanno ad impazzire, a segnalare una situazione di crisi meccanica proprio quando raggiungiamo il cedimento e facciamo quella che Arthur Jones definiva la ripetizione perfetta, ossia quella ripetizione in cui spingiamo in concentrica con quanta più forza possibile, ma il movimento è forzatamente, quindi non volontariamente, rallentato perché non riusciamo a chiuderla. Quindi quelle ripetizioni, quelle in cui rallentiamo, sono quelle che sono vicine al cedimento e che causano di più l'attivazione dello stimulus point. Quindi
Se il volume è elevato, necessariamente la nostra intensità è bassa, e se l'intensità è bassa, lo stimulus point è flebile, indipendentemente da quanto volume stiamo facendo. Difatti, tendenzialmente allenamenti molto voluminosi e con poco effort in termini di grado di cedimento sono tipici del powerlifting, dove abbiamo tanti esempi di atleti eccezionali che non hanno delle masse muscolari paragonabili al bodybuilding. E non stiamo a parlare dell'aspetto doping, perché c'è l'utilizzo farmacologico sia nel powerlifting che nel bodybuilding, con molecole diverse, però sempre molecole tendenzialmente anaboliche, quindi i risultati non sono assolutamente paragonabili tra i due, proprio perché non c'è questo raggiungimento e superamento del limite, non c'è questa attivazione dello stimulus point. Di nuovo, è uno stimulus point che va identificato come stimulus point ipertrofico, ok? Quindi del bodybuilding. Ok, quindi detto questo, qual è il punto, il messaggio di base? Che come in tutte le cose, io sono un grande fautore del quality over quantity, ossia in primis la qualità delle serie, delle ripetizioni, poi soltanto dopo la quantità. Ora, il problema è che negli ultimi anni, arrivato con qualche anno, diciamo un decennio di ritardo rispetto a quello che era un trend nato in America, sono arrivati degli studi e dei ricercatori che hanno trovato un terreno particolarmente fertile in Italia, sinceramente non so neanche perché, in cui si avanza il fatto che il volume sia la chiave per la crescita ipertrofica, che è un qualcosa di assolutamente corretto. Però il problema è che, di nuovo, ragionando soltanto sul volume, si è arrivato al quantity over quality, ossia io prima di tutto mi assicuro di avere un volume elevato, perché è la determinante principale, e poi dopo cerco di tenere l'intensità quanto più alta possibile mantenendo questo volume. È assolutamente sbagliato. Il volume è il fattore principale che ci permette i risultati, però questo purché la nostra qualità di lavoro sia elevata, ossia partendo da un livello di allenamento, da uno stile di allenamento che porta tendenzialmente tutto quanto al cedimento tecnico, almeno al cedimento tecnico, che è l'allenamento del bodybuilding classico come è sempre stato, allora io so che più volume riesco a fare recuperando correttamente, quindi maggiore è il mio volume recuperabile e sopportabile, più avrò risultati. Quindi se io riesco a sopportare con una qualità eccellente 10 serie di quadricipiti e con 10 serie riesco a fare il mio stimulus point, riesco a recuperare velocemente, poi lo rialleno, eccetera, avrò un determinato risultato. Se negli anni, oppure curando semplicemente il mio approccio all'integrazione, al lifestyle, al sonno, riesco a portare queste 10 serie con la stessa intensità, con lo stesso effort a 12, allora migliorerò. Ma se io per far questo diminuisco la mia intensità, ossia dico ok, no, devo fare 12 serie di gambe, quindi faccio meno intensità, non raggiungo il cedimento ma ne aggiungo 2 in più, allora sto da capo a 12. Anzi, peggio, perché il volume, e qua arriviamo al fulcro principale del discorso, il volume è in assoluto il fattore che più impatta la mia capacità di recupero. Ossia, paradossalmente, facendo un discorso quantity over quality, ossia mettendo prima il volume e poi in secondo luogo l'intensità, quello che vado a fare è aumentare la mia richiesta di recupero, quindi recuperare meno, ma al tempo stesso, come abbiamo visto, stimolare meno. Quindi recupero meno, stimolo meno. Quindi non avrò non solo uno corretto stimolo da un punto di vista ipertrofico, quindi già il mio corpo non sarà molto propenso a ipertrofizzare, a crescere, d'altro canto avrò anche meno possibilità di recupero. Quindi questo stimolo sarà ancor più ovattato dal fatto che non recupererò in maniera eccellente. Quindi questo è il motivo per cui probabilmente, se partite il ragionamento dal volume, se cercate di fare un tot di volume e non tenete un'intensità elevata, allora probabilmente state veramente danneggiando quelli che sono i vostri possibili risultati. Ragazzi, questo è tutto per questo video, scrivete qua sotto tutte le domande, sarò ben lieto di rispondere. Con questo ci vediamo al prossimo.